prima di sposarsi ha voluto venire a vedere le radici, e la fai ben. Difatti, siamo andati a San Fermo, sopra Bergamo, e là, sul sagrato della chiesetta, c'è un noce che l'ha piantato il mio povero nonno. E io gliel'ho detto a lui, al tedesco, e lui mi va mica sotto la pianta e mi fa: posso chiederti la mano di tua figlia qua, sotto questa pianta? Ma te guarda che non chi, sti tedeschi. E di cose da raccontare di una volta, ce ne sarebbero tante. Una volta poi che gheva mia l'assicurazione. Allora sì che era dura una volta, allora sì che gavoreva fede. E allora sì che ci voleva fede. Siamo conosciuti alla dogana. Qua. Lui era un finanziere italiano. Sardo, io sono sardo. Vabbè, insomma. Abbiamo preso un distributore, abbiamo sempre lavorato assieme. Siamo stati sposati 37 anni. Non conosciamo neanche la Svizzera e il Ticino perché abbiamo sempre lavorato. Prima lavoravamo 7 giorni su 7. Dalle 6 alle 22. Poi c'era quella legge lì che faceva chiudere la domenica, allora ciao. È stata la nostra fortuna venire qua in Svizzera, perché qua c'era più la sicurezza del lavoro che in Italia, e noi abbiamo lavorato tanto. Le figlie battezzate e cresimate. Sospendevamo quel tanto per andare in chiesa, poi tornavamo. Siamo sposati di mercoledì, perché il sabato c'era più gente, il negozio doveva stare fermo. Ho avuto problemi col permesso di dimora. Avevo già moglie e figlie e dovevo rientrare in Italia per la notte. E all'inizio non si era tanto accettati, essendo italiani. Quando sono venuto da queste parti ho sentito che c'era più sicurezza. Ma gli episodi che sono capitati a lei sono capitati anche a me. Vabbè, ma poi abbiamo fatto tutto, permesso di confinante, la dimora, il domicilio, e dopo 10 anni di domicilio te puoi anche chiedere la cittadinanza, ma noi abbiamo tenuto quella italiana perché così, con la scusa del voto, c'era anche la scusa di tornare in Italia. Io però mi sento più sardo che altro, né italiano e né svizzero. La prima cosina che abbiamo fatto è stata una casetta in Sardegna, una casetta piccolina, non si sa mai. Io ci sarei anche andato, avremmo anche potuto. Ma lei non l'ha voluto. Ma insomma, là io dove vado? Scusa, io sono una dinamica. Io qua prendo la macchina e vado, là poi... Ma no, ma poi là le donne è diverso. Adesso io vado giù più volentieri di quando ero giovane, né? Però poi dopo un po' che sono là, io sento proprio bisogno di tornare qua. Qui è casa. Io passo la dogana. Qui è casa. Qui puoi vivere. Non devi aver paura del domani. L'unica paura che devi avere è di essere disonesto. Posso offrire del mirto? L'ha fatto lui, Mirto sardo. C'è anche il pane sardo, il formaggio sardo. Lo vado a prendere direttamente a casa, in Sardegna. Thank you.
che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste nelle parole, che accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni, che grida nei mercati e con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Ah, che sarà, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia. Avevo solo 300 franchi. Che sta nel dai e dai delle meretrici. E lei era incinta. Nel piano del delitto dei banditi. Ah, che sarà, che sarà. Quel che non ha decenza. Non ho pensato, non mi posso sposare. Quel che non ha censura né mai. Quando incomincio a vivere? Quel che non ha ragione. Oggi c'è la festa, domani si vedrà. Oggi c'è la festa, domani si vedrà. In Vietnam la vita è molto più dura, ma qua sono molto più tristi. On coup de dé, jamais n'abolira l'hasard. Ah, che sarà, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano delitto dei banditi. Ah, che sarà, quel che non ha decenza né mai ce l'avrà, quel che non ha fortuna né mai ce l'avrà, quel che non ha frontiera potrà vedere attraversare e se viento che me manda, che me cura la frontera, il che borra il cammino che desaire da parre. Salia svel, templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida se fueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me fueste. La mia passione per il Sud America è iniziata a 12 anni, quando ho visto un film sulla rivoluzione messicana di Zapata. Ma se proprio un giorno io dovessi veramente volere un uomo, lo voglio come Emiliano Zapata. Lo voglio così. Lo voglio scuro. Lo voglio che parli questa lingua così musicale. Lo voglio rivoluzionario. Ci siamo conosciuti a Capodanno. Ti ricordi che musica c'era? C'era Negro José. Mi piaceva moltissimo. Lui in quel periodo era tetro, scuro, non sorrideva mai. Ma io sentivo che era come se dietro ci fosse un altro uomo. Era la mamma che era molto esuberante, ancora più di ora.
E mi ricordo che dicevo delle ore che poi mi facevano ridere per dei quarti d'ora. E tuo padre invece accennava solo un sorriso. Poi vuelvo la frontera, otra vez. Es el viento que me manda, que me empuja la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Sai, del colpo militare cileno non si parla quanto di quello argentino. I primi giorni, 40.000 morti. L'esperienza del Cile ha creato moltissimo fermento in Svizzera. Vedevamo quelle immagini alla televisione. E così, quando sono arrivati i primi rifugiati, non solo noi di sinistra, ma tutta la gente si dava da fare per dare una mano, chi faceva una cosa, chi l'altra. Lui faceva attività politica, era stato arrestato, era fuggito in Argentina. Poi nel 77 era riuscito a raggiungere la Francia e da lì l'Italia. Ho fatto come tutti gli esiliati politici. Sono passato fuori frontiera. I miei genitori, i miei fratelli, le mie sorelle sono stati perseguitati a causa mia. Nel 1993 siamo tornati per la prima volta insieme in Cile. Quando ci avvicinavamo io ero nervosissimo e volevo scappare. E l'avevano sulla lista. Poi ti hanno preso. E io mi sono perso, non so se un'ora o 10 minuti. Eravamo noi quattro, c'erano anche le bambine. I suoi familiari erano dall'altra parte del vetro. Ciao, ciao, ciao. Allora abbiamo pensato alle borse, i bagagli li tengo io, così se devono fare delle storie a qualcuno le fanno a me. Allora passo io, tutto bene. Arriva lui e gli prendono il passaporto e ti portano di là. Gli hanno preso il passaporto, un passaporto svizzero. Ormai lui era cittadino svizzero e l'hanno sbattuto là sulla scrivania. Controlla il passaporto. Noi 5.000 eravamo sempre tutti sotto controllo. Noi siamo rimasti pietrificati. Così non ce l'aspettavamo. Io sì. Suo padre voleva morire lì, attaccato al cancello. Pensava, me l'ha preso un'altra volta, ma lui era già dentro, di nuovo. E non so quanto siamo stati lì. Poi lui è uscito, siamo andati a casa e solo dopo ci siamo chiesti, ma quanto sei stato dentro? Non ricordo quel momento, neanche a pensarci adesso. Io sapevo che cosa poteva succedere a me, ma a loro? La seconda volta che siamo tornati in Cile, tutto a un tratto lui ha sentito che poteva andare a cercare il campo di concentramento di Chacabuco. Non sapevo dov'era, perché sono entrato con gli occhi bendati e uscito con gli occhi bendati. Solo un nome. Paseo della Salina. In mezzo al deserto ci sono miniere di salnitro. Sono villaggi di minatori dell'Ottocento poi abbandonati che il regime militare cileno ha utilizzato come campi di concentramento. Lui raccontava a me e alle bambine di questa baracca dove stavano in tre e di quando alla sera alla luce di una candela proiettavano la loro figura sul muro. Facevano queste immagini grandi e più piccole e un altro ne disegnava il contorno. Abbiamo viaggiato per 5, 6, 7 ore di fila e poi l'abbiamo trovata. Era notte. Eravamo noi quattro con le bambine. Prima abbiamo girato per il campo e lui cercava la sua baracca. E poi si ricordava che qui facevano una cosa, lì ne facevano un'altra, e questa la casa, no, e quest'altra. Cercava. Poi tutto a un tratto sei entrato. E c'era questo muro. E queste sagome. E c'era scritto il nome e il cognome. Maurizio Vastarini. Siamo stati lì un po' a guardare. Quando tu tutto a un tratto hai detto andiamo. Andiamo. Andiamo, e bisognava già uscire, svelto, ed era già come se non ne potevi più, e mi ricordo che sei come scappato, e allora io ti ho rincorso, e con me c'era la nena, e sono corsa dietro di te per un po' in questo viale, poi mi sono girato, ho visto che non c'era la Marta, allora l'ho chiamata, Marta, Marta,
Marta! Lei è spuntata, è arrivata subito e ha detto... Aspetta, io ho dovuto scrivere il mio nome sotto quello di papà. Adesso c'è scritto Maurizio e Marta. È stata molto forte. Subito non ci abbiamo pensato. Ma poi pensandoci dopo, abbiamo capito che lei con questa cosa ha messo un passaggio nuovo a questa storia. Un capitolo che ha aiutato a chiudere. E si è aperto qualcos'altro. Come un aiuto a superare qualcosa. Ed è stato qualcosa. Mamma mo chi passo li donna, saprevi mi ciasin tallossa, su tutto che fora c'è guerra, mi sento stanizza da muri, la muri. E quando t'inconcio in c'è strada, mi veni nascosta in to cori, cu tutto che fora se mori, l'amori. Noi i limoni li prendiamo in Sicilia. La pianta del limone ha bisogno di molta acqua. D'inverno occorre coprire la terra, le radici, altrimenti gelano. E poi bisogna potare i rami, perché daranno frutti, proprio su quei rami lì, su quelli tagliati. Si chiamano bastardi. Soltanto un certo tipo di limoni, quelli che nascono da un incrocio tra i limoni e i cedri. Lei li mangia quando ha nostalgia della sua terra, li mangia così, al naturale, o con un po' di sale sopra. Quando se li mangia è giunto il momento per prenotare un viaggio in Sicilia. E quando t'inconcio in c'è strada, mi veni nascosta in to cori, cu tutto che fora se mori, l'amuri, iscianizza l'amuri, l'amuri. Il mare. Mi manca il mare, più di ogni altra cosa. A Palermo sai sempre dov'è il mare. Da una parte la montagna, dall'altra il mare. Con papà là si andava a pescare al mare di notte. Avevano una casa, pescavano tanto. E spesso mia madre cucinava pesce fresco la notte stessa. E chi passava di lì? Era invitato a salire per la cena. Io ho organizzato una festa ogni settimana per i compagni di scuola di mio figlio. Facevo una torta, così stavano un po' insieme. Per 5 anni. Le mamme dei suoi compagni non l'hanno mai fatto. Aristocratica. Qui è tutto un miscuglio che da noi in Sicilia non esiste. Qui vai al bar e incontri il pittore, il muratore, il dottore. Lui dice che sono aristocratica. Ma qua la gente dice terrone. Io non mi faccio problemi.
Mio figlio dice, mi sento svizzero perché vivo qui, conosco la mentalità della gente, la confronto e trovo una via di mezzo. Molte persone pensano che la realtà sia soltanto una. In questo mi sento più ricca, mi sento diversa e la mia diversità mi piace farla sentire. Ne hai mangiati abbastanza? E allora partiamo. D'auto. Io avevo l'auto nuova da 3 giorni e da buon ragazzotto di paese me la son portata in piazza perché volevo farla vedere a tutti. Dov'è che l'hai presa quella lì, eh? Ma se tiri quanto fa? Paghiamo da bere, eh? Qua, guarda che cerchioni. Arriva uno del gruppo, posteggia la sua auto davanti alla mia, scende anche lui, è curiosa. Ma lui non mette il freno a mano. La sua auto è partita, la piazza è 100 metri per 25, la mia! Nuova di pacca! E decidiamo di metterla a posto in privato da un carrozziere che conosceva lui, sposato con sua sorella. Ma io arrivo a casa e chi mi apre la porta? Lei! Che gnocca! Che linda! Non stava con la Giovanna? Sposta, che è un bel pezzo di figa, ma non è mica di morte. Poi sono tornato un altro giorno, un'altra volta l'ho rivista. E sono tornato un terzo giorno a ritirare l'auto e già che avevo l'auto nuova appena riparata, l'ho invitata ad uscire. Lei molto probabilmente non ha capito, però è uscita. Sono andata a fare un giro, lui mi parlava, ma io non capivo.
Signorita, schieres uscire scommesse. Signorita, schieres uscire scommesse. Tomare spaghetto italiano. Tomare spaghetto italiano. Io conosco tutti i capitani del Sud America. Io conosco tutti i capitani del Sud America, per esempio. Nessuna. Io ho conosciuto una e ci sono uscito una sera tutto lì. Però dopo due o tre giorni che si usciva, lei aveva qualcosa di diverso. Ci cascano per quello. Vestita da vera che ti sembra un albero da Natale. Cosa ti vuoi dal monsieur? Ci non bisogna sposare degli uomini cristiani, bisogna mantenere la propria religione e le proprie tradizioni. Ci cascano per quello. Ma di cadocchi si accusava a prega che era lì, che invece a chi in mezzo ai radis e porta via i soldi in tosio a ca e chi resta più una cosa. Ci cascano per quello. Il permesso scadeva, non potevo stare qua. Allora un mio amico in Italia l'ha ospitata come ragazza alla parte. Io veramente volevo ospitarla io. Non ho mai detto niente, loro non chiedevano. Poi però non si poteva andare avanti così. Allora sono andato a Bellinzona e ho detto: sentite gente, allora sono andato a Bellinzona e ho detto: io sono il capitano. Allora sono andato a Bellinzona e ho detto: sentite gente, io ho questo problema, non posso continuare a mandarla dentro e fuori. E noi non possiamo richiamarla, la legge è uguale per tutti. Brava! A meno che lei non se la sposa. E come faccio a sposarla che la conosco da 3 mesi? E datemi almeno il tempo di conoscerla. Io prometto che la sposo, ma voi mi date tempo almeno un anno. Va bene, non c'è nessun problema. Ci firmo un bel modulo che entro un anno lei la sposerà. Tiro modulo di promessa di matrimonio. Prendi che c'è l'età, sì, no, ce l'hai tu. Ce l'ha lui. Io sottoscritto prometto di sposare entro un anno lei. Lei chi? È lei! No, nome e cognome. Dea dell'Amazzonia. Punto. E giuro. E giuro di mangiare tutto quello che cucinerà. Bravo. Piccante. Anche se sarà piccante. È più piccante. Di più. È piccantissimo. E che studierò la geografia. Del Perù. Bravo. E che andrò in Amazzonia. No, in Amazzonia non c'è l'aereo. Se vuoi stare con lei devi andare in Amazzonia. Giuro l'aereo. Giuro che prenderò l'aereo e andremo in Amazzonia. Sulla questione vestiti. E giuro che le farò sempre i complimenti per come è vestita. E che non lascerò mai i peli della barba nel lavandino. Oh. E che l'asse su mai. 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 Che diventerò serio come mio papà. Bravo. Ma la pancia mai. Mai. E poi giuro che ospiterò mia suocera e sua sorella e mio cognato e sua moglie e i suoi figli. Due volte l'anno. Quattro volte. L'anno. E poi giuro che apparecchierò. E se non apparecchierò lavrò i piatti. E se non lavrò sparecchierò. E mentre sparecchio cucino. E cucino quando apparecchio lavo i piatti. E giuro che le lascerò costruire fontane nella nostra casa. E mettere tende di pizzo. E cucino di giaguaro. E basmaia. E poi mettere. E che ne so io. E poi giuro che la guarderò sempre con gli occhi della prima volta. E che i nostri figli porteranno il nome che vorrà lei. E giuro che per loro imparerò una ninna nanna peruviana. E gliela canterò. E canterò. E giuro che se litigheremo, e litigheremo di certo, io non avrò mai l'ultima parola. E giuro che la porterò a ballare, anche se non so ballare. E allora me ne starò lì, in disparte, a guardarla mentre balla con tutti gli altri. E sarà bellissimo. E giuro che porterò il colore della tua pelle come una bandiera alta sugli sguardi della gente. E giuro, ti giuro, che anche quando i tuoi capelli saranno grigi e sui tuoi occhi avrà camminato il tempo, tu sarai per me sempre la mia dea. Inna per fogli.
bambina.